ciao, buonasera. Ciao. Massimo. Madonna mia, ciao, buonasera. Ciao sindaco. Ciao. Sì. Sto contento stasera. Sì. Mamma che sto contento. Lo so. Voglio dire, un periodo mi va tutto bene. È un periodo. No, Massimo, già sono precario, per favore. Cioè, te la faccio. Un bucio. No, Massimo, ma tutto favore. Per quello che mi metto a fare. Dai, smettila. Niente, per tu a occuparmi della villa questi tre giorni. Della villa e poi? Della mamma, dei bambini, dei cavalli, del giardino. Ma sta tutto a posto. Perché non l'hai fatto? Perché non mi hai detto l'ho niente? Fatto, perché? L'ho fatto, non ho potuto avvisare perché il telefono è rotto. Ma tu lo sai che io per carburare tutta la giornata ho bisogno di due caffè corretti, se no... Comunque... Poi sti gira la capa. Che cosa? Ma vabbè, per me ci sta una goccia. Sì, sta nella moca. Me ci piglia io. Perché te lo vado a prendere io? No, non mi voglio caffè, stamattina. Attenzione! Ti trovata. Ma lo sai che questo stress che ti porti addosso può provocare disturbi sia psichici che fisici, perché la mente non è divisa dal corpo, capisci? Ma che stai a dire? Ma come parli? Rilassati. È quello rilassati. Che stavo cercando di fare prima che arrivassi. Sì, ma adesso io ti eserciterò un massaggio. È molto per Malù. Sa. Camillo? Ma che fai? Il caffè ti piace caldo, così si fredda. Camillo! Calmole, vabbè, stia calmo. Signor Cartagenica! Armanduccio! Lei stia zitta, ha capito? Che la stia finga lei! Mi faccia parlare col credito, col deficiente, con questa cosa qua! Dunque, gli dirà più di pacchere. No. Lei... Ma ti posso offrire qualcosa? Dai, veramente, dai, su. Un bicchiere d'acqua perché è frizzante. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ma carezza un pochettino, si tranquillizza. Magari lei aspetta. Ciao Elvira, mi riconosci? Funzionava anche il campanile qua. Chi è? L'idraulica. Ya, signor, su, comincia la partita, su. Mette cavette positive, cavette negative, push lucche e sai, poi vediamo se mi vede. Fa la fila, cammina. Antipatico. Che ha detto? Niente, cafone. Senta, per cortesia, possiamo andare avanti che tra poco inizia l'estrazione? L'estrazione? Oh. Ah, tu fai pure il dentista. Ah, allora ne approfitto, tengo una acqua. L'estrazione dei numeri! Niente, tra diritti c'è la domanda e tu scudo. Facciamo una cosa, tu sulla domanda e scudo, sei più intelligente di te. Ya, va, domanda, Però fermati che sto male. E domanda? Scusate, a proposito, signorina o signorino? Signorina, prego. Io prego. No. È che non si tanto capiva, bene. Tu mannacelli.